quello che la forza ci dà. E a Juventus è nostra la vittoria sarà. Un cordiale saluto cari amici pizzettari di FM5S, Calispera, 21 marzo 2014, primo giorno di primavera, anche se la primavera è arrivata con discreto anticipo e già si vedono le ragazze in canottiera sul pratone dell'università. Saluto Sara Zappalà. Buonasera a tutti voi, buonasera, buonasera e buonasera anche alla mia principessa Lucrezia. Un bacio tesoro. T'accontenti di poco. Allora, saluto il nostro Mister X stasera, puntata che è iniziata con l'inno della Juventus perché il sottoscritto è juventino ed è molto contento per la punizione siglata dal signor Andrea Pirlo ieri pomeriggio intorno alle 20:30, per la gioia di tutti i fiorentini all'ascolto, ve l'abbiamo messa in quel posto. Viola merda, vaffanculo. Matteo Renzi sta già promuovendo un lodo per far iscrivere la Fiorentina alle semifinali di Champions League. Comunque, visto che ormai è culo e camicia con la Merkel, può succedere di tutto. E allora, tanti sono i temi che affronteremo questa sera, perché insomma c'è anche il nostro che ha voglia di leggere qualche dato che abbiamo un po' lasciato in sospeso, ma abbiamo anche tante altre notizie. E allora io direi di cominciare con la musica, primo giorno di primavera. Senta, non faccia lo spiritoso. Si ricordi che lei tra un po' riceverà i link delle canzoni e quindi le dovrà valutare. Lo sa? Mi funzionerà la connessione? Chi lo sa? Tu permettiti di sparire e poi sparisci per sempre dal programma. Guarda che ti mando la mafia. Sì. Ho paura. Marina Rei, Primavera. Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera. Questo è amore, è questo è davvero amore. Ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni? Il pelo non fa donna. Ma non ti vergogni? Respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera.
Marina Rei con Primavera per questo sesto appuntamento con Calispera in questo 21 marzo 2014. Le rondini cominciano a svolazzare, ma sappiamo bene che una rondella non fa primavera. E allora ci ascoltiamo la rubrica Sarò dei numeri come sempre. Ma non ti vergogni? A lei il microfono, gentile Mediasaro. Ok. Benvenuti alla rubrica Saro dei numeri, come sempre e più di sempre. Ieri, serata vinta da Don Matteo. Serata vinta da Don Matteo, che ormai vince ogni giovedì sera. Con ben 8.139.000 spettatori, il 28,9% nel primo episodio, e 7.090 e il 29,91 nel secondo. Battendo decisamente l'incontro Napoli-Porto di Europa League, che ha raccolto 3.742.000 spettatori e il 13,84% di share. Il segreto in pratica mercoledì ha fatto di più. Poi sulle pay TV lo stesso incontro ha ottenuto 1.497.000 spettatori con il 5,1 su Mediaset Premium, nello specifico il 2,8. Sulle due NCIS, NCIS Los Angeles ha registrato 1.598.000 spettatori, mamma mia, che affidiamo, e il 5,42% di share, mentre Hawaii Fade Home ha intrattenuto 1.330.000 spettatori e il 4,84% di share. Segreto su Italia 1 il 6,77 con 1.458.000, su Retrato Speciale su Italia Alpi 927.000 spettatori e il 3,5, su Rete 4 Urban Justice 1.380 e 5,11, mentre Gioia, 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 la rete locale, la 7 con servizio pubblico, ottiene il 6,91% di share con 1.527.000 telespettatori. Veniamo se da 7 la porta buona per la giornalista. Ok. Bene, non avevi delle notti a margine da fare, caro il mio allegro e misurato Saro? Note a margine sulla fiction in onda martedì e mercoledì su Rai 1, ovvero Don Diana, Per amore del mio popolo, Il nome del mio popolo, scusate, con Alessandro Preziosi. Ascolti un po' in basso tono, diciamo che ha avuto il 25 nella prima puntata e il 19,55 nella seconda, però è stata una fiction veramente ben girata, recitata e montata, però forse non è stata capita appieno dai telespettatori. Abbiamo ritrovato nel cast un cresciutissimo Adriano Pantaleo, che non vedevamo dai tempi di Casa Famiglia con Massimo Rapporto e dai tempi appunto anche di Come un Delfino con Raul Bova. Perfetto, perfetto, grazie mille Saro, e ti sei allungato anche un po' troppo e quindi direi che è giusto interromperti, ma comunque continueremo. Ho finito. Ah, benissimo. Pensavo fosse i saluti, ecco perché. Perché io so che tu sei sempre molto lungo. Ah sì, si chiama Cliffhanger. Cesare Cremonini, il pagliaccio. Sto bene qua.
le mie facce, la mia falsità. Ma in fondo io sto bene qua, provando in quel che sono un po' di libertà. Oh no, non ride perché lo sai meglio di me. Che non ho. And who am I? That's not a secret I'll ever tell. You know you love me. XOXO. Mi scuso come al solito. Stavo dicendo, mi scuso per l'audio della canzone di Cesare Cremonini che abbiamo appena ascoltato, ovvero Il Pagliaccio. Ma ogni tanto capita. E allora c'era una notizia del nostro Mister X su Cristina Scuccia, ha richiamato l'attenzione di migliaia di persone in Italia e all'estero, e anche di Whoopi Goldberg, protagonista di Sister Act. L'attrice americana ha twittato sul suo profilo l'articolo dell'Huffington Post Stati Uniti sulla stella di The Voice of Italy, aggiungendo il commento: quando volete un assaggio di Sister Act. Mi dispiace che non ci sia il nostro Dario per poter commentare l'esibizione di Suor Cristina, secondo me un'astuta mossa da parte degli autori di The Voice, che hanno capito che le saracinesche si stanno abbassando e che nessuno se li fila più di tanto, almeno qui in Italia, perché mi hanno detto per quanto riguarda il video di questa Suor Cristina, che è stato più apprezzata all'estero che in Italia, perché in Italia obiettivamente di The Voice non parla nessuno, perché non interessa a nessuno, è un talent brutto, buonista peggio di MasterChef Australia, e soprattutto mercoledì sera ha ottenuto il 9%. Se si ricordassero di cacciare quel simpaticone di Piero Pelù e quell'altra vecchierenata di Raffaella Carrà, forse salverebbero tutta la baracca. Ed era così. Vabbè, io mi devo prendere un po' di tempo, perché c'è stato una serie di tweet questo pomeriggio. Non sappiamo se sia un profilo Twitter ufficiale oppure un profilo Twitter fasullo, però pare che un po' gli autori di Jazz, il programma bellissimo ideato da Antonio Ricci e condotto da Luca e Paolo, stia un po' tirando fuori il peggio di tutti quelli che vi lavorano. Ma li leggeremo più tardi questi tweet. Intanto ci ascoltiamo Tiziano Ferro, questa è X Verso. Succede che qua ci sono Ashby, poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Ma non ti vergogni? Lo sai, tutto il giorno e anche la notte il tuo pensiero è qua, mi fotte, e oramai lo sai. Ora su, ora giù, 30 gradi Fahrenheit, il tuo profumo scotta. Ehi, parli tanto, parlo troppo, e adesso trova il modo e fammi stare zitto. Fammi stare zitto. Il fatto è che tu sai cosa cerco, con lo spallamento. Io sono un bastardo cronico, sono torto e dopo
Tiziano Ferro con Perverso in questo sesto appuntamento di FM5S, canzone che il nostro Saro, dall'alto della sua grandissima cultura musicale, ignorava l'esistenza, e questo si deve sapere. Pensate, io da chi mi circondo, e voglio poi che valuti le canzoni dell'Eurovision Song Contest. Per questa grandissima gara che andrà in onda su Rai 2. Allora, una canzone dell'Eurovision sarà utilizzata per la sagra del fuoco qui a Pedara. È stupenda questa canzone. Lei, signor Saro, è peggio di Lord Lucas. Lei guarda i programmi senza giudicarli, quindi, cioè, senza mi scuso per il lapsus. Lei giudica i programmi senza guardarli, non perché sennò non avrebbe senso dire una cosa del genere. Lei giudica i programmi senza averli mai visti, quindi lei non è credibile. Lei è agghiaggiante, se lo ricordi. Lei è agghiaggiante. Ma è ancora più agghiaggiante quello che abbiamo letto questo pomeriggio su Twitter, e ve lo leggiamo in questo reading. Allora, l'utente Twitter in questione dovrebbe chiamarsi il come Conte. Vabbè, Majas è stato cancellato dal palinsesto o aspettano domenica per farlo? Jas risponde: aspettano che tu muoia. Il come scrive: beh, non male come risposta per lanciare il programma, complimenti. Risponde: beh, si scrive B e H, invece di fare il critico televisivo riprendi il libro di grammatica. Il Conte risponde: sai solo offendere. Jas risponde: capisco che il termine grammatica possa risultare ostico, ma ti assicuro non è una parolaccia. Ma non ti vergogni? Saro, scenderà sotto il 9% sto programma? Spero proprio di sì. Ripeti un attimo? Sì. Spero proprio di sì. Oh, benissimo, così siamo tutti d'accordo. Paolo deve andare al punto di vetro a fare compagnia a Sherry. Ma sai qual è il problema essenzialmente? Che hanno già registrato tutte e cinque le puntate. Antonio Ricci ha un grande potere in quel di Canale 5. E di conseguenza io penso che non ce ne libereremo facilmente. Secondo me ce lo ripiazzano d'estate. Se lo sospendono ora, ce lo ripiazzano d'estate. Che te lo dice? Ma magari come film porno che ti vedi dopo che chiudiamo la diretta. E allora torniamo alla musica. Che tanto lo sappiamo, caro Saro, che tu ti fai le pippe con la pipa. Paolo Meneguzzi, vero o falso? Sui muri di casa te lo scrivo con petali rosa, che ho bisogno di te, che ho bisogno di te, il tuo strano silenzio mi pesa, e se è solo questione di tempo sono pronto a qualsiasi confronto, chiedi quello che vuoi, dimmi quello che senti, però ricorda, vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita, falso è
lascia stare, ti prego. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip. Allora, il prossimo 27 marzo riprenderà per la sua 13ª edizione il serale di Amici di Maria De Filippi. E come? Il 29 marzo. 29, giusto. Non so perché mi è venuto in mente il 27 marzo, si vede che c'ho sempre problemi con quella data. 29 marzo, ma c'è ancora qualcosa che dobbiamo sapere, perché laddove i Malefici Blu hanno come direttore artistico Miguel Bosé, dall'altra parte la squadra dei Magnifici Bianchi non ha ancora un coach. È stato presentato pro tempore Emma Marrone, la quale ci rappresenterà la saga della salsiccia preferita dal nostro Saro Zappalà, che, lo ricordiamo, dovrà dare i voti alle canzoni dell'Eurovision Song Contest, se no lo mandiamo a spalare neve nel deserto del Sahara, e lo devi sapere. Ma c'è ancora il mistero attorno al vero e proprio direttore artistico. Abbiamo degli indizi che li andiamo a leggere. Allora, la scelta del direttore artistico di non esserci il giorno della divisione in squadre dei ragazzi non è stata una sua scelta, ma un desiderio di Emma, che lui ha accolto con piacere, e lei ci teneva ad esserci. Alcuni degli indizi dati da Emma sono: è veloce, è determinato, è razionale, è freddo in questo senso. Poi, altri indizi abbastanza importanti: è un ex talent, è un uomo, o meglio un giovane uomo, non ha vinto X Factor o Sanremo e quindi non è Marco Mengoni come inizialmente si sospettava, e il nostro Mister X dice che forse sarà Moreno Donadoni. Sì, Dario, Saro, che ne pensi? Penso che potrebbe essere magari una persona insospettabile. Secondo te? Allora, non ha vinto un Sanremo, non ha vinto X Factor, quindi sarebbe, che ne so, allora, Marco Carter è meno, perché comunque ha vinto tutte e due ha vinto sia il Talent Amici che il... diciamo, come probabili giudici non me ne vengono in mente. Ma tu stai seguendo Amici o non hai proprio idea? Sì, lo sto seguendo così, tanto per conciliarmi il sonno il sabato pomeriggio, ovviamente. Perfetto, quindi non hai nessuno che ti convinca, quindi non hai idea di chi canti. Nick è molto simpatico, eh? Chi? Nick è molto... Sì. Chi è molto simpatico? Nick, N-I-C-K. Poveretto, la vittima di Rodolfo Mengacci. Siamo molto solidali con lui. E ricordiamolo che è un frustrato. Sì, sì, ma io dico, essere figlio di Davide Mengacci non deve essere una bella cosa. Perché se fosse una bella cosa essere figli di Davide Mengacci, e invece non è così. Anche se io vorrei esserlo, perché con tutti i soldi che ha fatto negli anni Davide Mengacci, io camperei di rendita tutti i soldi fatti da Davide Mengacci senza avere alcun talento, peggio di Enrico Papi. Ma adesso dobbiamo parlare di quello che purtroppo secondo il personale punto di vista del sottoscritto è l'uomo più bello d'Italia, e la mia amica Lucrezia lo ha scritto in un messaggio su Facebook, e meno male che nessuno ha messo mi piace a quel post, per fortuna. Perché se no, sapete, lo sbianco. Visto, perché le vedete la metà, voi gli metto mi piace ogni cosa che scrive quella donna, è stupenda proprio. Lo so, tu metti mi piace, tu metti mi piace anche a tutte le mie stronzate, pur non capendoci una mazza di pallone. Iris tra le tue poesie, Biagio Antonacci. Ma non ti vergogni? Questo è amore? Questo è davvero amore? Iris tra le tue poesie. Ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu.
pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta scusateci, Iris, tra le tue poesie di Biagio Antonacci, pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per trepitare. Pensiero stupendo, nasce un po' così sciando. Ringraziamo come sempre la Z Alkmaar di In Segreto. Quando ero piccolina stavo accarezzando il cosino del cane, non sapendo cosa fosse. Più l'accarezzavo e più si allungava, impaurita chiamai mia madre, non vi dico la sua reazione. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. E poi, spesso, quando mia madre è al lavoro di tarda sera, mi metto le sue cose più provocanti come tacchi e gonna, mi trucco, mi metto una parrucca e passeggio. Ma non ti vergogni? Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Nessuno dei miei amici lo sa, ma io non sono mai stato con una ragazza e non ho ancora avuto il mio primo bacio. Mi vergogno a dirlo davvero, perché sarei considerato come uno sfigato. Pensa a me che ne ho 22 anni. Ringrazio Sero Zappalà. Io ringrazio Lucrezia e tutti coloro che ci hanno seguito. Più un bacio alla mia principessa Lucrezia. E noi invece ci risentiamo domani sera. Ringrazio il nostro Mister X, ringraziamo voi per averci seguito e noi ci sentiamo domani. Ciao. Bring the action.